brutto inizio, eh? Io, vabbè, ma non ho detto noi, plurale maiestatis. Io mi ritrovo qui, non mi ricordo da quanti decenni, e questa sera sono qui per togliermi una piccola soddisfazione, quasi marginale, a proposito appunto di questa data e a proposito anche del fatto che io mi chiamo Giacinto Marco perché c'avevo zio Giacinto, mio prozio, sacerdote che crea, paga, si finanzia la rivista abruzzese di scienze, lettere ed arte, che quando feci la maturità classica mi si offrì, papà mi offrì un viaggio a Vienna per controllare che in effetti nella biblioteca di Vienna c'era la collezione intera della rivista abruzzese di scienze, lettere e arti, che non c'era qui nella Biblioteca Nazionale, era parziale. E allora questo lo dovrei un po' inquadrare nella mia storia personale. Oh, grazie. Scusatemi, ma credo che sia importante. Vedete, questa storia deve essere, a mio avviso, di massima rivoluzione laica, e quando la valorizzazione assoluta della persona umana che ha la responsabilità, la libertà, la possibilità appunto di essere la voce che si ispira. Vengo da sempre qua per manifestazioni ogni volta di approfondimento, di continuità ed altro. Sono gratissimo a coloro che continuano per motivi loro a venire, e comunque quindi il 20 settembre, che rappresentò sicuramente l'esito di una Italia nella quale la religiosità non era rappresentata dalla pur legittima difesa statuale per quel che riguardava appunto lo Stato, Città del Vaticano, come avremmo chiamato, ma appunto questo era importante, e per me è stato importante e quindi continuo ad esserlo qui. Ma vediamo cosa succederà nei giorni prossimi. Io quello che mi auguro è che appunto la nostra tradizione europea, la nostra tradizione profondamente liberale, della quale ci fu anche una posizione non, cioè non maggioritaria quasi, per esempio al momento del referendum a favore della monarchia, ma ricordo come appunto in quel momento anche Don Benedetto Croce e gli altri avevano colto l'occasione per sottolineare che loro rappresentavano l'Europa di quell'epoca con il suo sussulto profondo, liberale e moderno, e che per questo noi eravamo e siamo a celebrare l'europeizzazione, tra virgolette, che c'è stata in quegli anni ovunque, e della quale appunto qui la storia del 20 settembre continua a consentirci di rivendicare questa continuità un po' singolare, ma la continuità appunto della nostra storia
radicalmente non nazionalista, europeo, europeista, eccetera, e laico liberale. Quindi su questo sono felicissimo che ci troviamo dinanzi assieme oggi ai compagni di manifestazione che hanno una origine diversa che arricchisce la nostra, così come la nostra arricchisce la loro. E lo ripeto, quello della grande storia, la grande forza del cattolicesimo liberale europeo e italiano di quegli anni e di questi. Grazie e buongiorno. Grazie.